Buongiorno a tutti, come state? Oggi ho una domanda per tutti voi, ma dico, voi vi sentite più cercatori di funghi o trovatori di funghi? Io mi sento una trovatrice. Paolo, ad esempio, è un cercatore, cioè lui sa dove andare a cercare, sposta le frasche. Capisce quali sono i segni e tutto il resto. Io invece di solito ci incappo proprio così, banalmente camminando e camminando molto piano. E voi? Mi farebbe piacere saperlo. Ciao! Ad esempio, quando si trova un fungo così, con queste aperture laterali, Paolo dice: attenzione, ci potrebbero essere altri porcini nella direzione delle alette laterali. C'è anche chi dice che occorre guardare dove spunta il sole, perché il terreno si scalda prima e il fungo cresce lì. Io per ora non ho trovato niente. C'è chi dice di cercare di fianco alle amanite, guardare la base degli alberi, oppure davanti ai sassi e nelle zone un po' spianate perché lì si accumula di più l'acqua. A me piace osservare le forme che generano i rami caduti dagli alberi, ad esempio qua sembra un grande occhio. Poi ci sono quelli che nel bosco si mettono a rastrello, quindi arrivano tipo in cinque a distanza di 2 metri uno dall'altro e battono il bosco come se stessero cercando un disperso. Quelli che urlano, come sentite, e quelli che invece non si godono le meraviglie che il bosco regala, tipo questa amanita meravigliosa. Le radici di questo faggio si spingono fino ai sassi. Incredibile la potenza della natura. E alla fine, camminando, io ci inciampo praticamente sopra.